E quindi chiedo, abbiamo iniziato con Arpa Emilia Romagna, chiudiamo con un'altra arpa che è Arpa Sicilia e poi avendo recuperato questi minuti ci teniamo 30 secondi a testa per una replica, anche perché più volte è uscito, intanto che la collega Lucia Antoci di Arpa Sicilia prende la postazione, è uscito più volte il tema, no, del lavorare insieme, dell'integrare le politiche, quindi mi pare che ci siano parecchi spunti per repliche, ulteriori commenti o rilanci rispetto proprio alla sinergia che le amministrazioni pubbliche possono mettere in campo, quindi lasciando quindi per la seconda parte della tavola rotonda una serie di spunti ulteriori. Anticipo finora che con Sandro Bratti abbiamo pensato di modificare un attimo l'assetto, quindi la seconda parte della tavola rotonda la condurrà il direttore generale dell'ISPRA, che poi a questo punto si fermerà al banco per le conclusioni. Allora, Lucia Antoci, Arpa Sicilia, prego. Buongiorno a tutti, innanzitutto i ringraziamenti da parte del nostro direttore generale, il dottore Vazzana, e miei personali perché ci è data l'opportunità di portare il contributo anche della nostra agenzia in occasione della presentazione del rapporto fitofarmaci. E, il rapporto che ci dà i risultati del 2015-2016 conferma quello che era già stato riportato nel precedente rapporto. La Sicilia, insieme a Bolzano, è l'agenzia che ricerca più sostanze e ha una delle più alte percentuali di ritrovamento. Questa è la sintesi di un percorso che l'agenzia ha fatto e che ha portato a questi risultati con grossi investimenti e risorse, pur in difficoltà non indifferenti, che ancora penalizzano la nostra organizzazione. E tuttavia percorso che è stato fatto in questi anni è stato finalizzato a valorizzare e evidenziare quelle che erano le criticità in territorio, organizzando una rete di monitoraggio consistente che potesse in qualche maniera portare alla luce quelle che erano le criticità in zone come quelle del Ragusano, dove abbiamo colture intensive in serra e registriamo circa il 30% delle vendite di tutto il territorio regionale. Quindi complessivamente due vie sono state percorse, quella del potenziamento della rete di monitoraggio in zone critiche e poi contemporaneamente con l'adeguamento finalizzato alla valutazione dello stato qualitativo della risorsa idrica e contemporaneamente quella che è la pianificazione del monitoraggio con risorse che sono risorse laboratoristiche. Nel nostro caso hanno visto l'individuazione di tre centri inizialmente e poi l'individuazione della struttura di Ragusa come centro di riferimento. La pianificazione del nostro monitoraggio è avvenuta sempre in linea con quelle che sono state gli indirizzi del gruppo fitofarmaci delle agenzie e qui voglio dire che l'esperienza mia personale, che sono membro del gruppo negli anni, è stata un'esperienza strategica per poter orientare la nostra attività. Questo coordinamento, questa continua attenzione a quelle che sono le tematiche emergenti del complesso mondo di fitofarmaci che è in continua evoluzione, visto l'alternarsi di nuove sostanze sul mercato e altre che rimangono persistenti nell'ambiente, è sempre stata stimolo per poter trovare spunti di approfondimento. In questo la nostra agenzia è stata molto lungimirante, investendo risorse non indifferenti. Ne prova anche l'ultima sfida, insomma, che c'era stata data dal precedente rapporto, la ricerca del glifosato che abbiamo messo a punto e che sta dando dei risultati che sono coerenti praticamente con i riscontri che trovano le altre agenzie, cioè una contaminazione diffusa delle acque superficiali e più ridotta delle acque sotterranee, sebbene nel nostro territorio troviamo un 30% di presenza di glifosate e ampa nelle nostre falde acquifere. Quindi la tematica dei fitofarmaci è una tematica che in agenzia ha avuto un ruolo centrale e continua ad avere un ruolo centrale con investimenti importanti di risorse. Tuttavia mi piace evidenziare, così, non avevo preparato delle slide, ma questo è il risultato, voglio dire, dello stato
stato chimico delle nostre acque sotterranee, dove buona parte causa di non conformità a quello che il dettato normativo è dovuta alla presenza di fitofarmaci, mi piace evidenziare gli approfondimenti che noi abbiamo fatto rispetto alla tematica, andando ad applicare il protocollo analitico che adottiamo per le acque superficiali e per le acque sotterranee anche per le acque marino-costiere. Nel 2017, abbiamo fatto un importante, voglio portarvi i risultati, importante attività di monitoraggio delle acque marino-costiere in transetto. In 36 transetti con prelievi mensili, e considerate che a 400 metri dalla costa, con batimetriche assolutamente variabili, noi troviamo queste sostanze, troviamo la terbutilazina, l'imidacloprid, il metalaxil, quindi in qualche maniera la propagazione ambientale di queste sostanze è molto più ampia e diffusa di quanto noi possiamo pensare. Laddove non abbiamo standard di qualità ambientale, sicuramente non è idoneo per le acque marino-costiere sommatorie di fitofarmaci uguale a un microgrammo litro, sono molto più basse le concentrazioni, e queste evidenze sono emerse anche grazie a uno sforzo analitico e a un potenziamento strumentale che ci consente di raggiungere determinati limiti di concentrazione. In relazione già a un'esperienza che avevamo fatto in precedenza in occasione di un progetto, stiamo analizzando il biota, e anche l'analisi sul biota dà riscontro della presenza di questi fitofarmaci. Ma l'aspetto che mi piace evidenziare è quello che nasce sempre dalla discussione propositiva in evoluzione dell'impatto dei fitofarmaci che sta avvenendo all'interno del gruppo, cioè l'utilizzo di un indicatore, che è quello che è stato sviluppato da ARPA Toscana, per una valutazione complessiva e di sistema e dell'impatto a seguito delle vendite, cioè in fase previsionale, ma anche di un'interpretazione del dato di monitoraggio che è decodificata rispetto all'insieme delle sostanze che vengono ritrovate e rispetto alle caratteristiche delle singole sostanze. Quello che emerge da questo sistema di interpretazione complessivo dei dati di monitoraggio è che non ci sono evoluzioni positive, ma che c'è un impatto consistente soprattutto rispetto a determinati recettori, che sono gli effetti sul sistema endocrino, il pericolo sul sistema acquatico, e questa evidenza noi ce l'abbiamo non solo per la nostra regione e per il nostro ambito territoriale, ma andando ad analizzare i dati di monitoraggio 2014 che sono stati resi disponibili da ISPRA, questa situazione la troviamo anche per le altre regioni, e questa è un'evidenza importante. Un sistema di lettura di quello che è il patrimonio di dati che deriva dal monitoraggio, che deve accompagnare, secondo noi e secondo anche gli indirizzi che si sta dando l'agenzia, deve accompagnare le scelte decisionali che si stanno facendo nell'ambito della revisione del PAN, dove si stanno sperimentando già nell'ambito del gruppo dei metodi quantitativi con cui andare a orientare sia preventivamente le scelte sia poi poter fare una valutazione, giusto per non disperdere tutto un patrimonio di dati, un patrimonio di conoscenze che deve, ecco, lavorare sinergicamente in un rapporto costruttivo che mi piacerebbe che continuasse nella scia di quello che è stato fatto per l'elaborazione del PAN, cioè dove ognuno ha portato un proprio contributo, e dove secondo noi il contributo delle agenzie è un contributo indispensabile. Quindi viene qui la richiesta che le agenzie possono, e il sistema agenziale possa essere chiamato a partecipare con il proprio patrimonio conoscitivo e di esperienze alla rielaborazione del PA. Perfetto, grazie mille. Anche ci antocci perfettamente nei tempi.